Buon salve, benvenuti a questo nuovo video di Parliamo di. Finalmente sono riuscito a registrare questo video perché la prima volta c'erano dei problemi di sync come con il precedente di Matchstick, quindi ho avuto molte difficoltà anche di tempo per poterlo rigirare un'altra volta. Però oggi lo posso rigirare con la maglietta di KDE e con il pupazzetto di Conky a tema. Dopo il video riguardo FOSDEM e il progetto di Andrea che avete visto già nel precedente video. Ma tornando a noi, perché indosso la maglietta di KDE se sto parlando di OnCloud che è un servizio web? Perché OnCloud è un progetto partito da KDE, perché ci volevano creare un sistema di sincronizzazione dei file alternativo e quindi uno degli sviluppatori, anzi il manutentore del sito opendesktop.org ha deciso di creare OnCloud che è poi diventato un progetto a sé stante, però è compatibile ovviamente con KDE ma non solo, anche con GNOME e così via perché sfrutta protocolli standard. Ma torniamo a noi. Questo video ha vinto perché ha ricevuto oltre 30 voti e il prossimo ovviamente sarà sviluppare per Firefox OS. Ma vedremo se sarà il caso di filmarlo perché probabilmente ci sarà il webinar su questo argomento perché ha visto il presente video, già sa di cosa sto parlando. E presto ci uscirà anche l'articolo riguardo il mio sondaggio su Chimera Revo e non so se è uscito già in questo momento l'articolo di reportage del FOSDEM. Ma tornando a noi un'altra volta perché ripeterlo fa sempre bene. Parliamo di OnCloud. OnCloud è un progetto di PHP 5, MySQL, c'è anche la balenottera, anche se c'è scritto Oracle, però è un peluche. E sfrutta tutti i protocolli standard come WebDAV, CardDAV, CalDAV per sincronizzare, diciamo, i dati come faremmo con utilizzando i servizi Google o Apple, sfruttando questi protocolli standard, quindi sono compatibili con tutti i sistemi, basta avere il programma che supporta questo protocollo, diciamola così. E quindi semplifica l'integrazione con tutti i sistemi. Parliamo quindi del concetto delle performance, perché essendo un progetto in PHP, con tutto in PHP, bisogna un attimo parlarne. E ho visto che le performance migliori ovviamente si ottengono mettendo Nginx, che migliora le performance di questo programma. Però vi assicuro subito che non gira sul vostro Raspberry. Ho fatto delle prove pure io con Raspberry e non ce la fa Raspberry a farlo girare, quindi richiede una macchina più performante, anche perché ricordiamoci che questo sistema è un database che verrà scansionato, che viene aggiornato ogni giorno per cercare nuovi file e aggiornare tutto l'elenco di informazioni dell'applicazione stessa. Però il progetto si pone come proprio un'ottima alternativa alle date che oramai utilizzo da 2 anni senza, diciamo, soffrire la mancanza di drive. Oramai Drive lo utilizzo solo perché è sincronizzato con Google e quindi per lavoro mi è molto più utile parlare con i miei colleghi, mentre Drive lo utilizzo, mentre OnCloud lo utilizzo per i miei file personali che mi servono per lavorare quando sono fuori sede, anche perché ho molto più spazio rispetto a quello di Google Drive. Ma adesso ci arriviamo. Essendo un applicativo web, c'è anche il supporto mobile ovviamente, però noi da mobile siamo abituati all'integrazione nel sistema operativo come l'abbiamo a livello desktop. Quindi adesso parliamo un attimo del supporto mobile. Il supporto mobile è molto semplice. Io utilizzo solo su Android, ma utilizzo delle applicazioni ovviamente per fare questo. Però non vi posso assicurare quali siano per iOS o per gli altri sistemi, quindi andate a cercare su OnCloud quali sono, oppure vedete a seconda del protocollo quale applicativo vi serve all'interno del vostro sistema operativo mobile. Su Android ovviamente utilizzo CalDAV Sync per sincronizzare queste informazioni per i contatti e il calendario e la stessa applicazione OnCloud per i file e funzionano bene. Ho i miei contatti sincronizzati e anche con il calendario, quindi a livello desktop ho tutto sincronizzato da un server che è fuori dalla casa Google, diciamola così, o Dropbox e così via. E sono libero di farci quello che mi pare e di stare più tranquillo riguardo queste informazioni che ritengo sensibili. Il bello di OnCloud, tra l'altro, è che è espandibile, ovvero basta scaricare un'applicazione anche dalla stessa interfaccia che verrà installata in automatico, un po' per chi utilizza WordPress, il concetto è quello lì. Potremo installare quindi questi plugin, vogliamo chiamarli così, però sono chiamate applicazioni, per aumentare le funzionalità dell'applicativo stesso. Per esempio, all'inizio le prime versioni di OnCloud includevano l'app Musica, l'app Note, che nel tempo sono state rimosse dal core centrale per una questione di aggiornamenti, in modo che così, essendo esterni, possono avere un ciclo di aggiornamenti diverso rispetto al core. Quindi l'applicazione musica che utilizza il protocollo Ampage ci permette di fare lo streaming audio direttamente dai nostri file, quindi ciao ciao Spotify. E questo è molto utile perché ci permette di fare quello che vogliamo dei nostri file. Basta scaricare un'applicazione che sono gratuite. Ci permette anche, ci sono applicazioni, ci permette di sincronizzarlo con l'LDAP per il login, quindi perfetto a livello aziendale, ma ci sono anche molte altre cose, i giochi per citarne una, ma anche altri tipi di applicazioni che basta che andiamo sul sito apps.oncloud.com, se non mi ricordo male. Quindi ci sono anche altri protocolli supportati a seconda dell'applicativo stesso. C'è anche un aggregatore di feed che può essere un'alternativa a Google Reader,
Trigger, che oramai è morto, e quindi con un vostro programma unico di cloud potete avere molte più cose rispetto a quello che potrebbe offrirvi Google Drive, che Google Drive ha solo il vantaggio di avere l'esperienza utente integrata con tutti i servizi Google, Hangout, YouTube e così via, mentre un cloud è una nuvola a sé stante che potete modellare a vostro piacimento per i vostri dati, ma potete anche installare sul vostro computer locale o prenderlo in hosting esterno come faccio io, per una questione di praticità, di potenza, perché ho potuto avere adesso un account grazie a queste offerte speciali che fanno gli hosting, di potenziare il mio account che ho già da qualche anno ed arrivare a 200 giga di spazio online che non dovrò più rinnovare perché ho rinnovato per 3 anni e loro sbloccavano in questo modo. Non vi cito l'hosting per non fare pubblicità, ma se andate sul sito OnCloud c'è un elenco di tutti gli hosting che forniscono questo servizio e ve lo forniscono anche a livello nazionale, ovvero avremo un server cloud più vicino a noi per una migliore questione di velocità. Quindi, come ho detto, per l'azienda è molto utile questo software. E tant'è che lo utilizzo anch'io nell'azienda di famiglia per sincronizzare al meglio i file e anche i contatti, perché offre un'interfaccia utente molto semplice e che si può sincronizzare tranquillamente con Thunderbird per avere le stesse mail tra sia telefono eccetera, per non perdersi qualche contatto sulla strada. Inoltre io queste informazioni le potete trovare in degli articoli che ho scritto anni fa, perché usare un cloud e perché usare un cloud 2 anni dopo, di cui vedrete i link nei commenti, cioè nella descrizione, per aggiornarvi su altri dettagli che potrei aver non citato nel video, perché ritengo eccessivo parlare troppo del software finché non lo provate, perché vi permetterà di vivere meglio e più sicuro i vostri file. Ma non pensate che essendo una cloud a sé stante non potete condividere file come fate con Dropbox o Drive, perché potete farlo anche con quello. Quindi è molto utile. Io posso dire che su KDE, tramite il mio file manager preferito, ovvero Dolphin, e anche quello di default, KDE, nella barra di indirizzi, chiamiamola così, ho direttamente l'accesso a WebDAV, quindi posso accedere ai tende file e quindi tant'è che ce l'ho direttamente nelle risorse di Dolphin per fare con un click. Ma inoltre, sfruttando anche DAV FS, potete anche montarlo fisicamente all'interno del computer in una sottocartella, quindi poi ci sono molte feature che vi permetteranno di ottimizzare al meglio l'esperienza utente, che noi utenti Linux non possiamo sfruttare come con Google Drive o Dropbox senza magheggi e cose strane. Però non parlo solo di Linux, perché potete utilizzarlo anche per Windows e macOS X, perché a livello di sistema operativo c'è il client ufficiale scritto con l'Qt, tra l'altro, che è molto comodo, che io ce l'ho sempre zitto zitto lì, ci sono le mie cartelle configurate e lui in automatico le sincronizza con il server e viceversa, ovviamente, un po' come fa il client di Dropbox. Una delle cose che vi consiglio di fare se utilizzatelo, configurate bene i file che non devono essere caricati. Per esempio, da sviluppatore vi sconsiglio i file la cartella .git e altre di queste, diciamo, queste cartelle cosiddette nascoste, di aggiornare il filtro per evitare problemi di caricamento, perché Dropbox, cioè perché OnCloud potrebbe, cioè anzi il client potrebbe darvi delle noie. Quindi questo è un piccolo consiglio. Per il resto io posso dire che da 2 anni, anche per lavorare, lo utilizzo con soddisfazione. Forse tre. Lo utilizzo con soddisfazione, anche perché adesso ho molto spazio rispetto agli altri servizi offerti. Certo, li utilizzo ancora gli altri, però per altre situazioni in cui altri utenti non hanno OnCloud, però per lavorare, per me, per sincronizzare i miei file e dare link agli altri, mi ci trovo molto meglio. E anche sto più tranquillo, specialmente per la questione calendario eccetera, e queste applicazioni aggiuntive che si possono mettere. Quindi pure, a seconda del vostro hosting e del pacchetto che prendete, potete aggiungerci il supporto per installare applicazioni aggiuntive a quelle offerte di base. Per esempio, all'inizio io avevo un account on cloud da prima, da molto tempo, avevo l'applicazione musica di base, però poi con gli aggiornamenti hanno fatto questo passaggio, adesso io col piano che ho attualmente non posso più utilizzare l'applicazione musica, quindi dovrò fare un upgrade alla prima occasione per poter sfruttare le applicazioni aggiuntive al sistema, ma al momento non ne sento così tanta la necessità. Quindi questa è una cosa molto utile, perché ci permetterà di espandere l'applicativo come preferiamo. Detto questo, io concludo il video, che sono stato anche abbastanza bravo, non parlo neanche troppo lungo. Vi consiglio quindi di commentate al video, ovviamente, ma partecipate al sondaggio per il prossimo video, perché il canale potrebbe evolversi, potrei anche aver trovato qualcuno che mi monti i video e farli molto meglio, e anche di studiare meglio la questione sottofondo, che molti mi hanno segnalato che è spesso troppo alta. Però a me piace fare il sottofondo, specialmente la musica hip hop, quindi dovrete un po' abituarvi. Certo, io sto sempre abbassando più il volume, però ci serve il segno di stile, a parte quella sigletta lì che ho montato, che ancora non c'ho la musica. Quindi ci vediamo al prossimo video, che sceglierete voi,
Quindi sta a te fare il sondaggio per votarlo. Potete ricordarvi anche di commentare e condividere il video e anche gli altri video del canale, che oramai comincio ad avere abbastanza video che possono essere interessanti o meno, anche da aggiornare. Ma finché io non ho un feedback da parte vostra, non so neanche come migliorare e fare. Però vi do la possibilità di dire direttamente voi su cosa fare il video. Quindi partecipate al sondaggio e vedete tra i temi quelli che ho proposto io, se ne volete suggerire altri di nuovi. Quindi ci vediamo alla prossima e ne vedrete delle belle.